Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi è una giornata super importante per Rush Wars. A parte che ho cominciato a settare bene il deck e stiamo cominciando a fare delle kill non indifferenti. Il deck è quello che vi avevo già mostrato qualche giorno fa, sto continuando a tenerlo anche se mi fa ancora un po' male il mortaio. Voglio fare una partita insieme a voi e poi potenziamo l'elicottero di livello, il che ci darà, ragazzi, delle difese extra. Dai che andiamo. Proviamo. Vediamo, questo è Furian Japro. Minchia, è pieno di soldi questo, raga. E noi siamo senza l'eroe e questo è pieno di soldi. Spingerai violentemente qua. Mi puzza di mina. Mi puzza di mina. Giochiamoli qua gli shot. Minchia, se gli facciamo i soldi a questo. Andiamo. Giù il laser, giù il laser, giù il laser. Ok, il laser è andato. Fantastico. Ci liscia il mortaio. 26 di gold presi. E qua giochiamo lo sneaky. Wonderful. Questo, ragazzi, giocate questo deck perché io non sono forte ancora a questo gioco, ma questo sneaky è veramente devastante. Se però non andasse... Cioè, comunque, guardalo, guarda, mica. Pam, 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 pam. Arrivederci, è stato un piacere. Gli abbiamo fulminato un sacco di gold. Tanta, tanta roba, ragazzi. E allora, con questa vittoria da 3 stelline e con un baule da aprire, attenzione. Classico baule comune. Non ci si può aspettare chissà che cosa. Cosa ci dà? 58 di gold. 2 mine, le stiamo potenziando per le difese. Servono un botto. 5 muri, buona anche la bomba ovviamente. Andrei a potenziare l'elicottero, ragazzi. 5000, attenzione. 3, oh raga, se vi piacciono i video di Rush Wars sul canale, mi raccomando, vi ricordo che lo porto sempre in live su Twitch alle 13 di solito, ma adesso sono in vacanza alle 13:30, potrebbe essere. Vai! Minchia, sbam! Elicottero livello 4. Cosa ci dà l'elicottero livello 4? Intanto vi chiedo scusa che mi salvo l'immagine perché mi serve per la copertina, ovviamente. L'elicottero a livello 4 ci permette di mettere 2 difese in più. Direi allora di sfruttare questa cosa. 2 difese in più non sono poche, ragazzi. Andrei semplicemente con le difese in più a piazzare dei nuovi... delle nuove truppe. Cioè, proprio una roba del genere. Senza fronzoli. Senza fronzoli. Mi sento anche di giocarla così. Secondo me la difesa non è affatto male. Il cannone ci riesce ad aiutare. Possiamo anche giocarlo un quadratino più sopra. Io posso ancora lasciargli tranquillamente il... la parte alta, nel senso, non me ne frega niente. Lui così passa da sopra e a me mi frega le difese. E a me mi frega le difese. Tolgo questi. Perché lui passa da sopra. No, aspetta, mi passa da sopra e mi frega le difese. Si può giocare più indietro. Giocarli qua. E questi giocarli qua. E da questa parte io ci metterei un bazooka. Non ho 200 di gold per potenziarlo momentaneamente, allora gli metto un pitcher al 7, che secondo me comunque fa abbastanza male lo stesso. Possiamo anche giocarlo qua al pitcher. La provo così, ragazzi. La provo così. Facciamo l'ultima partita e poi ci salutiamo per il video di oggi. Sono in live su Twitch in questo momento. Per i ragazzi che sono in live non me ne sto andando, eh. Non vi preoccupate. Andiamo avanti, voglio vedere un pochettino. Voglio vedere, attenzione, attenzione. Questo è cattivo. Però noi abbiamo il sergente Frank Gabel. Spingiamo da sotto. Spingiamo da sotto. Devo solo stare attento al laser. Giochiamoli più in basso.
e più indietro. Secondo me ci sta così. Il laser mi locca quelli. Ok, una cazzata. No, è vero, me li ha loccati. Ok, buono, giù il laser. Giù la Gatling. Perfetto. Attenzione al bazooka. Minchia, bazooka violentissimo. Non ho utilizzato la furia dell'eroe RIP. Ma non è un problema, perché andiamo comunque a portarcela a casa, ragazzi. Andiamo comunque a portarcela a casa. Roy è veramente fortissimo. E il deck che gira alla grande, ragazzi. Insomma, che dire. Rush Wars è sempre più figo, più si va avanti. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo, ragazzi, che noi lo portiamo sempre in live su Twitch. Un bel like, commentate se vi piacciono i video. Vi saluto con l'outro di Fortnite. Noi ci vediamo presto. Ragazzi, in live. Rimango in live. Ciao!